Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare, un po' speciale, perché parliamo di Expeditions Viking, un gioco che ho scoperto di avere nelle mail, me l'avevano mandato mesi se non anni fa gli sviluppatori, ma il motivo per cui faccio un video su questo gioco, che tra l'altro non costa poco, costa 30 euro, è perché Michele mi ha contattato su Discord e mi ha detto che stanno realizzando la traduzione di questo titolo, e la traduzione nello specifico è portata avanti da Chloe, se il nome è giusto, e attualmente comprende il prologo e la prima metà della campagna, mi pare, quindi si parla di 6-7 ore di gioco. Quello che voglio dire è che non bisogna mai pressare chi lavora alle traduzioni, perché noto tante volte sui siti che scrivono novità sulla traduzione, novità, novità, perché ci vuole tanto, perché ci vuole tanto, perché ci vuole tanto, perché ad esempio quelli di questo gioco qui, non so se la supportano come traduzione, è una mod, e infatti ogni volta all'inizio del gioco bisogna andare a riselezionare l'italiano, perché il gioco non parte in italiano. Questo è un peccato per gli sviluppatori. Comunque, vediamo un attimino di che gioco si tratta. Qua possiamo scegliere il livello di difficoltà, che andiamo a mettere su facile perché non ho intenzione di perdere male. E tra l'altro è un gioco che viene tradotto, da quanto ho letto giocandolo, nel senso che la traduttrice non lo traduce a priori, ma lo traduce e lo controlla giocandolo. Si sta valendo di pochissime persone per controllare la bontà della traduzione. Infatti è un lavoro che procede a rilento anche per questo, e quindi bisogna sempre avere rispetto. Metto questo nome poco vichingo, ma giusto per iniziare, vedete, adesso abbiamo il nostro personaggio. Andiamo avanti, e questo è un gioco che conta tantissimo su tantissime migliaia di righe di testo. Qua abbiamo i talenti, che possiamo andare a scegliere: ascia, arco, ascia danese, scudo, fionda, lancia, la spada. Non abbiamo possibilità, potenza, sì, potenziamo. Sì, non abbiamo abbastanza punti, quindi possiamo mettere anche qualcos'altro. Mettiamo anche un arco. Abbiamo 14. Ok, no, perché qua abbiamo i talenti con le armi. Qua abbiamo i talenti di attacco, quindi il colpo caricato. Potenziamo. Qua abbiamo altri talenti ancora. Guardate che meraviglia, tutto tradotto. Gald, guarigione, no, comando. Metto comando. Accortezza, incremento entrambe le resistenze fisica e mentale. Non possiamo. Vediamo se abbiamo... abbiamo speso quasi tutti i punti. Costituzione, creazione, creazione di armi. Mannaggia, mi sarebbe piaciuto, ma mi sa che non possiamo più spendere punti. No, purtroppo no. Devo confermare, non ho ancora usato tutte le punti di abilità. Vabbè, andiamo avanti. Tanto stiamo provando così al volo il gioco. Un gioco che mi intriga tantissimo, perché sembra molto più profondo di quello che sembra. E bisogna aspettare ancora un po'. Infatti qua vedete che mancano i sottotitoli al video, ci sarà da pazientare, indubbiamente, quindi ve lo dico giusto perché se il gioco vi interessa, ecco, ve lo mettete magari nella wishlist, o magari se l'avete già sapete che potete godervi l'inizio di questo titolo in italiano. Io, per me sono comunque sempre delle opere eroiche, dei lavori eroici questi di traduzione, perché non paga nessuno, e questo è un gioco di ruolo con dei dialoghi che possono ricordare magari un gioco di ruolo come può essere un Baldur's Gate 1 e 2. E la sera successiva al funerale di tuo padre, ogni volta che chiudi gli occhi rivedi chiaramente la sua nave funeraria mentre viene avvolta dalle fiamme e si allontana sempre di più dalla riva per perdersi nel buio della notte. Un rituale funebre poco comune in quest'area geografica, ma tua madre Astrid ha insistito perché il marito venisse commemorato così. Tutti i Tegn del clan locale sono venuti per... Mamma mia, Tegn... Ok, no, dovrebbe essere proprio il termine. Questo è esperto di molti. Gli ospiti fanno il loro ingresso in quella che ora è la sua casa lunga. I Tegn entrano per primi e ognuno è accompagnato da un paio di guerrieri.
Prima di sedersi, tua madre si avvicina per rivolgerti poche parole e un consiglio. Dovresti andare ad accogliere personalmente ognuno dei Tenya prima dell'inizio del banchetto, ma presta molta attenzione alle loro risposte. Pochi di loro trarrebbero vantaggio. Sarà importante, ok. E quindi clicchiamo come fosse un gioco di ruolo. Esplorazione, molto bello. Molto, molto bello, perché possiamo parlare con le persone e andare a rispondere. Lo apprezzo, meglio essere pronti a tutti, di famiglia, non attaccherebbe mai. Ok, intanto ci stiamo andando a fare tuo fratello maggiore. Sto bene. Il nostro padre nel Valhalla, insomma, come si comporta la gente con te. Devo andare a combattere, un buon parleremo più tardi. Ok, finisco il dialogo. Ebbene, vai a sederti di fianco a tua madre, ok? Non so dove sia mia madre, ma qua. Questa deve essere la più patetica insulsa a casa lunga di tutto lo Jutland. Se non riesci a trattenerti dall'insultare chi ci ospita, abbia almeno il buon senso di farlo a bassa voce. Sapevo che il gameplay Hit aveva trascurato il suo clan per anni, ma non mi aspettavo qualcosa di così triste. Chissà che fosse suo figlio, saprà rimediare i suoi errori. Ok. Perché ci stanno insultando? Una volta terminati i convenevoli di apertura, tutti i presenti brindano a tuo padre e tornano poi a mangiare. Generose portate di cibo coprono quasi completamente ogni tavolo e l'idromele scorre a fiumi. Succederà sicuramente qualcosa adesso, perché stai ascoltando Nefi a lamentarsi di sua madre quando noti Katie alzarsi di scatto per poi uscire inosservato dalla casa lunga. Pochi istanti dopo senti il rumore di oggetti frantumati provenire dal cortile esterno. Urla di alcuni uomini, insomma. Ma che gran bella festa, in onore... Ah, aspetta. Irrompe Ottar Erlingson, irrompe nella sala con una spada stretta in mano. Va bene. Quindi, la tua famiglia ha avuto la sua occasione di guadagnarsi il nostro rispetto, ma tu l'hai sprecata. Vieni fuori e difendi il tuo onore. Va bene. Non la passeranno liscia. Non ci lasciano altra scelta. Andiamo. Prendiamo le armi. Prendi tutto. E usciamo. E così vediamo anche l'esperienza di combattimento. Giusto per dare un'occhiata veloce al gioco. Dato che... Comunque lo scopo di questo video è mostrarvi il fatto che è in corso la traduzione. Quindi saltiamo, diciamo che non sarà un video lunghissimo, anzi. Sono una marea di testi, ma veramente una marea di testi. Ok, abbiamo questi esagoni. Sì, esagoni. Combattimento è un aspetto molto importante. In alcuni casi l'esito delle battaglie determinerà l'andamento della storia. Molto interessante, mi ricorda un po' Bannerlord. Durante il combattimento saranno evidenziati gli alleati blu e i rossi i nemici. Puoi effettuare attacchi standard contro i nemici cliccando su di essi quando ok. Oltre agli attacchi normali, ricorda di usare le tue abilità speciali. Le icone appaiono oscurate per mancanza di requisiti per attivarle. Perfetto. Quindi praticamente noi siamo blu contro i rossi, quindi possiamo con lui, ma tra l'altro io posso shiftare da un'arma all'altra. Ma mi piacerebbe molto equipaggiare la... A parte che avevo l'arco, io infatti tiro a rapido. Cacchio, non ho visto se l'ho colpito o no. Ok, ancora. Mancato. Possiamo ancora? No, possiamo usare questa. Tiro di aggiustamento. Bellino che restano le frecce attaccate al corpo. Va bene, posso prenderne un altro. Lui cosa può fare? Attacco con la spada a questo. E qui. E attaccalo. Non può? Un attacco di opportunità? Perché? Vabbè. Attacca questa.
Ah, bella la lancia perché attacca a distanza di due, bello. E se si muovesse qui potrebbe attaccare anche questo. No, perché non ha abbastanza. Vedete che hanno dei bollini. E attacca lui. Ok, dai. E lui con i pugni, però. Non abbiamo più. Abbiamo solo movimento perché il pallino giallo dovrebbe essere il movimento. Quindi passiamo il turno. Ricorda molto. Si può allontanare la visuale. Questo è assolutamente da tenere d'occhio. Ci sono anche le coperture per potersi riparare. Ovviamente, qua non parliamo di un XCOM dove ci sono i fucili. Però. Allora, intanto iniziamo con questo che va ad attaccarlo. E a pugni magari non è il massimo. Facciamo con Indy. Ah, ma sono io questo, non attaccavo. Vabbè. Quindi, vediamo se possiamo fare qualcosa con questo. Lei poteva attaccare. Vai di là con la lancia e attaccalo così, non puoi. No, lui non può fare niente. Devo capire bene come funziona sta cosa. Ok, dai, attacchiamo con lui. Ok, è andato. E poi ti muovi qua, in modo da. Ok. Tu attacchi lui a distanza con le frecce. E no, sono io che non ho equipaggiato l'arma al. Mannaggia, non ho equipaggiato l'arma a Indy. E vabbè, Indy non attacca. Devo capire come funziona. Niente. Turno nemico. Ricominciamo noi, credo. O si è bloccato tutto? Ah no, si è messo in pausa probabilmente. O sta studiando qualcosa? No, ok, no, stava ragionando sui turni da fare, ok. Ma devo dire una cosa, che il gioco comunque sembra. Cioè, sembra già lingua italiana di base. Cioè, non sembra una mod. Mi dispiace perché comunque è un gran bel lavoro. Ottimo. Possiamo attaccare anche lui, no? Però lei può attaccare a distanza. Ottimo. Li faccio muovere tutti, che è abbastanza intuitivo come tipo di combattimento comunque. A parte che continua a ricordarmi Bannerlord, non Bannerlord, Banner Saga, non Bannerlord. Se ho detto Bannerlord prima, intendevo The Banner Saga. Dai, vai. Indy colpisce a pugni, è un monaco. Passa lui, vai, attacca, distanza. Bellino, finito. Perfetto, vittoria. E poi la storia andrà avanti. Siamo un po' alla serie Vikings. Praticamente ogni combattimento rimangono. Ok, le ferite rimangono, ma non, in questo caso non ne abbiamo accumulate. È bellino perché questo ricorda anche un pochino Darkest Dungeon, dove abbiamo la possibilità appunto di portarci avanti delle menomazioni sui nostri personaggi. Cosa ne facciamo di lui? Giustizia, no? Ok, aveva una scelta multipla. E giustiziamo il tizio. Ok. Io ringrazio Micaela per avermi segnalato questa traduzione e anche quella di un altro gioco. Per la traduzione credo l'abbia fatto solo Chloe, che ringrazio. E spero di avervi fatto una cosa gradita, di avervi informato di questo titolo. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!